Salve ragazzi, bentornati sul canale di Zio Ivan. Lo so, è tanto tempo che manco dal canale, sono stato davvero molto molto impegnato e lo sono tuttora. Stasera sono riuscito a ritagliarmi una serata in cui non sono troppo stanco e dato che mi è capitata un'occasione ho trovato in offerta questo giochino, Station to Station, ho deciso di provarli, l'ho pagato ben un euro, quindi visto che ci stavo dico... ci concediamo una seratina tranquilla tra una cosa e l'altra, ma vi prometto che appena sarà possibile tornerò con le serie normali. Quella di stasera è una serie separata, un gameplay anche per provare questo gioco che mi ha subito incuriosito. Quindi, eccoci qua. In pratica si tratta di, da quanto ho capito, un gestionale, un manageriale, in cui dovremo costruire ferrovie, dovremmo mettere in comunicazione città, paesi, attività commerciali, il tutto condito da questa deliziosa grafica che ha qualcosa che mi ricorda molto Octopath Traveler, non tanto per la cubettosità delle cose, ma per i giochi di luce, per le impostazioni. Credo che sia un motore grafico abbastanza simile, non ricordo il nome in questo momento, ma sembra un gioco di quelli simpatici con cui passare una seratina tranquilla. Ho già fatto alcune prove per vedere come gira il gioco, anche se non è che abbia una grafica così complessa. Comunque, vediamo di che si tratta. Dai, eccoci qua. Che carino. Quindi, obiettivo. Edifici da completare 11. Dobbiamo completare 11 edifici. Gioca. Sembra veramente di stare di fronte a un plastico di un trenino, molto molto simpatico. E questa qui è anche la sezione tutorial, quindi ok, sì, ci muoviamo con WASD, col tasto sinistro del mouse idem, quindi non dobbiamo necessariamente usare la tastiera. Col tasto destro possiamo ruotare il plastico, con la rotellina possiamo zoomare. Molto molto carino. Ok, ci siamo. Passa con il mouse sull'edificio per vedere cosa fa. Questa è una fattoria di grano. Non chiede nulla e produce grano. Gli edifici devono essere collegati a una stazione. Premi space bar, barra spaziatrice, o fai clic sul comando stazione per posizionare le stazioni. Ok, quindi. Eccoci qua. Con la rotellina possiamo ruotare la stazione. Dovremo metterla in prossimità. Eccola qua. Se ci allontaneremo o no, ecco, quando comparirà il braccino, anche se in realtà ce lo sta suggerendo lui dove metterla, mettiamo la stazione qua e dovremo farla comunicare con il mulino, quindi una stazione qua e una stazione qua. A questo mulino occorre del grano. Fai clic su un connettore della stazione per costruire una ferrovia che raggiunga la fattoria di grano. Ok, quindi connettore e stazioni, ecco qua, e faremo la ferrovia. Per il momento colleghiamola così, ok. E qui potremo decidere che tipo di ferrovia usare. In questo caso abbiamo soltanto quella del treno merci, quindi vai! Ecco il treno che parte e intanto si è colorato anche il paesaggio. Il mulino ha ricevuto del grano e tu hai ricevuto del denaro. Il denaro sblocca altri edifici. Intanto il trenino qui è partito, molto molto carino. Ok. Sono comparsi altri 4 edifici che dovremo connettere. Passa di nuovo col mouse sull'edificio per assicurarti che sia completato. Sembra di sì. Ogni fattoria di grano può rifornire solo un mulino. Dovrai collegare la nuova fattoria di grano a un altro mulino e non a quello già in uso. Quindi dovremo fare in pratica dei piccoli circuiti. Però aspettate, fatemi vedere come lavora il trenino. Ah ok, si è girato da solo. Sembra quasi fatto con i Lego. Uno stile abbastanza minecraftiano. Però sembra veramente tipo un tappetino erboso. Tutto in movimento. Dai, decisamente carino. Nulla per cui strapparsi i capelli. A proposito, avete fatto caso? Mi sto facendo crescere i capelli, ho la barba incolta. Mi sto trascurando in questo periodo, ragazzi, perché sto dedicando tutto il mio tempo a questi lavori e anche al resto delle cose che vanno fatte, purtroppo. Vabbè. Nel frattempo, ok, qui c'è una fattoria di grano, produce grano, e qui c'era il mulino che richiede grano. Quindi dai, colleghiamoli subito, facciamo una ferrovia
o meglio una stazione che metterò qui. Non so se dovremo fare un unico circuito. Mettiamola così. Così volendo potremo anche collegare tutto quanto. Non so se servirà. Ecco qua. Potremmo fare... Beh, per il momento ci ho chiesto soltanto questo, quindi facciamola un po' più larga e colleghiamola qua. Ok, collegata, si sta colorando, quindi abbiamo fatto bene. Ed ecco un nuovo trenino che sta partendo. Chissà se ci saranno altri tipi di treni poi. Toccherà vedere man mano che si evolve. Vi ricordo ragazzi, questo gioco l'ho pagato 1 euro. Non so se è in offerta o se questo è il suo reale valore, però... direi che si può fare tranquillamente. Ok, abbiamo collegato questa parte. Poi se dovremmo fare altri collegamenti sicuramente ce lo dirà. Per il momento ci siamo. Ah, questa. Quindi ok, ormai ho capito come funziona. Quindi prendiamo, mettiamo la stazione qua. Ne mettiamo un'altra qua. Così. E colleghiamola con la linea interna. Chissà se potremmo costruire anche dei ponti. Ok, sì, quindi posso anche allungare e fare, sì, dei ponti per collegarla con le altre strutture, anche se il ponte costa un po' di più. Ok, andiamo qui e colleghiamola. E anche da qui sta partendo il treno. Questi campi di grano sembrano quei tappeti erbosi che si trovano nelle camere da letto, nei saloni. È veramente... molto molto simpatico. Ovviamente deve piacervi il genere. Però ecco, per un gameplay tranquillo, diverso dal solito, direi che ci siamo. Cosa manca? Sto più o meno a metà. Progressi 6 su 11. Puoi passare al livello successivo dopo aver completato tutti gli edifici. Ok, noi continuiamo. Man mano che colleghiamo, che facciamo le missioni, compariranno altri edifici. Qui c'è un altro mulino e qui c'è un'altra fattoria, quindi... facile, colleghiamoli. Una qui e una qua. Quindi posso fare un ponte. Terreno insidioso. Controlla la direzione della fattoria facendo clic sull'area evidenziata. Ok, quindi faremo un ponte. Ecco qua. Questo ponte è molto costoso, meglio deviare i binari attraverso il canyon. Fai clic sulla ferrovia per inserire un punto di ancoraggio. Cioè? Evita di dover costruire ponti usando i punti di ancoraggio per deviare la ferrovia attraverso il canyon evidenziato. Quindi devo prendere la fattoria. Ah, ok, la posso trascinare così. Sì, però aspetta. Oh mio Dio, cosa è successo? Mi sa che non è così che dovevo andare. Posso rimuovere? Impossibile rimuovere questo punto durante il tutorial, ok. Ah, ok, 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 abbiamo risolto, perfetto. L'abbiamo fatta passare oltre il canyon senza dover costruire un ponte. Vai. E abbiamo collegato anche questa. Il trenino sta già partendo. Peccato che si sfoca se mi avvicino troppo, ma così è, sembra davvero, ragazzi, il plastico di un trenino di quelli che avevamo, perlomeno quelli della mia generazione che avevano da piccoli. Oggi voi avete tutti quanti i tablet e gli iPhone. Noi da ragazzini avevamo giocattoli come questi. E infatti mi sta venendo anche un po' di nostalgia. Qui la fattoria è stata collegata, bene, manca ancora qualcosa. 1, 2, 3. Verifica la domanda e offerta dei nuovi edifici. Quindi questo qui non chiede nulla ma produce 2 di latte. Questo è un caseificio e richiede latte, quindi questo produrrà delle cose che invierà a questo. Questo richiede latte. Ah, sono 2 caseifici, ok, quindi li collegheremo, faremo un unico circuito. Va bene, stazione qui. Una stazione qui. E una stazione qua. Bene. Colleghiamoli. Fatto. Oh, oh. Aspetta. E fatto.
A posto! Grande, livello completato. Fai clic sul pulsante nell'angolo in basso a destra quando vorrai passare al livello successivo, quindi... No, il treno è diverso, vedete, questo porta i vagoni, ecco, infatti con delle cisterne, oltre alla legna. Questo porta soltanto una cisterna, ok, in base alla richiesta che ci sarà, mentre... No, 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 fermo qua, non ho chiesto nulla. Mentre questo qui ha un vagone che porta del grano, aspettate che vi faccio vedere meglio. Ecco qua. Quindi ci sono differenze di carico, non sono sempre gli stessi modellini di treni. Va bene, qui il livello l'abbiamo completato, andiamo avanti. Obiettivo completato. Dovevamo semplicemente costruire 11 edifici. Avanti. Che carino qui, cos'è il cagnolino? Eh sì, perché c'è la cuccia. Proseguiamo quindi col secondo livello. Obiettivo, dobbiamo fare 14 edifici e c'è anche una sfida bonus, sfida della stella. Crea ferrovie per una lunghezza complessiva di oltre 2200 metri. Beh, oddio, non è tanto, tanto grande come distanza. Qua è già più grande il plastico. Passa con il mouse sul nuovo edificio per vedere cosa fa. Questo è un paneificio. Richiede farina e produce pane, giustamente. Questo paneificio ha bisogno di farina da questo mulino, ok. Ma prima questo mulino ha bisogno di grano. E infatti eccola qui, c'è una fattoria che produce grano, che alimenterà il mulino, in modo che, richiedendo grano, produrrà farina che quindi andrà ad alimentare il paneificio. Non fa una piega, va bene. Quindi cominciamo subito, facciamo una stazioncina qui. Poi ne facciamo un'altra... Posso farla... Facciamola qui, dai, un po' più pratica, leggermente... Non so se posso inclinarla... Sì, mettiamola così. E infine... Una... Mettiamola qui, così. Ok. Quindi, orsù, colleghiamo, facciamo tutta quanta... La ferrovia fatta bene... Facciamo passare qui dentro e la colleghiamo. Cerchiamo di fare... Ok, collegamenti fatti bene. Bene, abbiamo guadagnato e qui si sta colorando. Spuntano anche delle piante. D'accordo, quindi continuiamo qui. C'è una piccola discesina. E collegata. Qui intanto sta arrivando il trenino. Ma si scontrano se passano sulla stessa ferrovia? Linea merci. Quindi più avanti ci saranno anche tipi differenti di linea, ma veramente... È veramente simpatico, ragazzi, nella sua semplicità. Qui intanto sta arrivando l'altro treno a consegnare. Ok, e noi intanto possiamo creare altre cose. Ok, oh! Meno male che ho messo la stazione qui, così possiamo collegarla. Quindi questa è una città, dimensione 1. Richiede pane, latte, formaggio e pesce. Quindi, ok, immagino che questo sarà un porto, è molo da pesca e produce pesce. Quindi già dovremo collegare. Poi, chiede, questa produce pane, quindi già possiamo soddisfare pane e pesce. Facciamo subito una ferrovia. Qui i collegamenti cominciano a farsi già un pochino più intricati, quindi conviene cercare di fare di posizionare le stazioni in modo strategico, senza distruggere parte della città. Poi vediamo, mal che vada, rifacciamo intanto. Ecco il solito imbecille con la moto. Mettiamo qui la stazione e colleghiamola subito. Ecco qua. E abbiamo fatto anche il nostro primo ponticello. È parecchio ripido, eh. Vediamo un po' com'è. Speriamo che non si distrugge. No, va proprio in tutta calma e tranquillità. Quanto ci avrò giocato con i trenini quando ero piccolo? Va bene, questo l'abbiamo collegato. Adesso dobbiamo collegare il molo qui. Quindi, inutile dirlo, facciamo la stazione, facciamola
così non voglio abbattere un albero. E approfittiamo, colleghiamo con quest'altro binario, quest'altra linea, facciamo una curva un po' meno ripida. E insomma, ecco qua. Fatto! Sbucano gli alberi, vediamo un po'. Ah, il treno sta partendo direttamente da qui, pensavo partisse dal molo. Questo porta tipo dei barili. E intanto abbiamo già sbloccato altre cose. Ah beh sì, perché non abbiamo ancora soddisfatto tutte le richieste. Pane glielo abbiamo dato, pesce glielo abbiamo dato, latte e formaggio. Ok, ce lo fa vedere già direttamente portando il puntatore sopra la città. Vediamo nei dintorni gli edifici cosa producono. Quello in alto produce il latte e quello lì a destra produce formaggio. Quindi, inutile dire, per fare il formaggio ci vuole il latte, quindi ecco qua. Azienda casearia produce 2 unità di latte. Questa richiede 1 di latte e produce formaggio, quindi io potrei fare una bella cosa. Potrei fare un collegamento che unisce tutto quanto in modo tale che faccia un unico giro. Vediamo, possiamo anche fare delle foto, poi lo vediamo. Facciamo la fermata qui, poi ne mettiamo un'altra qui, proprio immediata. E dunque io sto usando la linea interna, quindi vabbè, a parte che, beh sì, potrei usare questa, che mi importa. Colleghiamo tutto. Fatto. E fatto. Esatto, ok, possiamo anche fare una sola linea, anche se passerà per altre strutture, alla fine sarà tutto collegato. Guarda che scambio, bonus di accumulo. Splendido. Forse potrei addirittura mettere più di una rotaia per velocizzare le cose. Qui si è proprio chiuso invece. Vediamo se posso collegarle con una doppia linea. Ok, possiamo farlo, non so cosa comporta, ma visto che ci siamo, facciamo una doppia linea. Tanto dobbiamo sbloccare il bonus 2000 e passa metri, tanto vale abbondare con le ferrovie. Anche perché, come vediamo, passano più treni, quindi segui il treno. Modalità foto, questa è la modalità foto. Vola liberamente sul tuo livello e scatta splendide foto. Ok, ma è veramente... Ah, posso zoomare quanto mi pare. No, che carino. Scegli focus. Oh, vedi, posso anche scegliere come fare. Posso impostare... Perfetto, posso impostare il focus su quello che voglio. Quindi se io clicco qua, questo andrà fuori fuoco. Se clicco qua, metterà a fuoco gli alberi e sfocherà il treno. Io in questo caso, se voglio fare una foto al treno... Ah, vedi, sta aspettando. Meno male, pensavo si scontravano. Intanto sta passando un altro treno qui. Quindi, ok, i treni aspetteranno pazientemente il loro turno. La telecamera si incastra negli alberi, li trapassa e no, va a coprire. Ah, ok, no, pensavo si vedesse tipo l'operazione di carico e scarico. Bene, una volta che avrà completato, il treno tornerà indietro. Ok, come faccio a uscire dalla modalità foto? Sali sul treno. No, aspetta, focus. Mettiamo il focus qui dentro. Posso focussare qui dentro? No. No, posso guardare come se veramente, come se stessi sul treno. L'unica cosa è la messa a fuoco. Zoom, distanza, focus, intensità, sfocatura. Aspettate, fatemi giocare un pochino. Ok, posso mettere a fuoco tutto quanto. Zoom. È carinissima questa cosa, ragazzi. Vediamo, aspettate. Ecco, in questo modo, così possiamo guardare bene fuori. Intensità, sfocatura, la mettiamo al minimo. Nascondi interfaccia e noi da qui potremmo seguire tutto quanto il viaggio sul trenino dall'interno. Ma che carino, posso muovermi? No, posso scegliere la posizione. Scendi dal treno, scatta una schermata da Steam. Nascondi interfaccia, ok, ok.
Ferma tutti i treni. No. Profondità di campo automatica. Però c'è da dire che i paesaggi nel loro stile sono ben fatti. Mi piace molto questo stile grafico. Ok. Possiamo tornare indietro. Com'è? Esci dalla modalità foto. E qui abbiamo collegato. Quanti bisogni... Ma la città era così o è cresciuta? Era già così, ragazzi? Dimensione 5. È cresciuta! Quindi se noi soddisferemo tutte quante le richieste, la città all'inizio era, aveva 1 di dimensione, ora è diventata 5. Intanto proseguiamo. Qui ci sono 1, 2, 3. 3 cose da collegare. Questo cos'è? Un altro panificio che richiede farina. Questo chiede il grano. Ok, conosciamo il sistema, quindi mettiamo le stazioni. Una. Questa la mettiamo qui. Magari un pochino inclinata. No, la lasciamo parallela. E un'ultima. Questa la potremmo anche mettere tipo così. No, però aspetta, se deve essere collegata. Ecco, facciamo così. Quindi, uno e due. Fatto! E tutto si illumina e diventa più verde. Credo di aver anche soddisfatto... sfida della stella, senza badare a spese. Crea ferrovie per una lunghezza complessiva di oltre 2200 metri. Siamo a 1200... altri 1000 metri e passa. Vediamo un po' se continua a costruire qui, se viene calcolata... 1294 metri, non ho fatto il conto prima. Bloccata. No, mannaggia. Quindi, vabbè, ancora non abbiamo finito comunque con le missioni, quindi qui abbiamo soddisfatto tutto, giusto? Questo produce pane. Andiamo avanti. Ok, un altro molo, altra città e altri... case. Oh mio Dio, la roba. Città. Dimensione 1. Richiede pane, latte, formaggio e pesce. Quindi latte. Produce formaggio. E pesce. E pane. Quindi colleghiamo questo e risolveremo. Mettiamo la stazione qui. Così sarà collegata con tutto. Mettiamo una rotaia e... qui. Bene, questa l'abbiamo. Una volta completata una ferrovia non puoi più modificare le rotaie nelle stazioni collegate. Se non riesci ad andare avanti puoi selezionare ricarica punto di controllo. Ok, quindi in caso di problemi. Ok, quindi una volta fatte queste rotaie verranno proprio bloccate, eccole. Vabbè, non ci interessa, facciamo attenzione. Quindi ok, pane gli arriva. Adesso dobbiamo collegare questi tre. Quindi potrei fare uno, due e mettere una doppia rotaia. Quindi no, non era qui che volevo metterla, maledizione. Rimuovi, ok, questa la possiamo togliere. La mettiamo qui. Questa la mettiamo. Visto che dobbiamo fare tante rotaie, a questo punto abbondiamo, colleghiamo questa a questa, in modo che comunicheranno tra di loro. Bene, poi facciamo una stazione qui. Mettiamo così. Questa la facciamo comunicare qui. Posso scambiare... No, ok, non posso fare scambi, posso solo mettere dei ponti, però le posso far comunicare così. Ok, abbiamo unito i circuiti. Adesso manca questo, lo facciamo passare. Bonus di accumulo. Ecco qua. Così. E già abbiamo chiuso il circuito. Livello completato. Fai clic sul pulsante in angolo in basso quando vorrai passare al livello successivo. Manca poco, devo continuare a mettere delle rotaie però. Facciamole. Aspetta, aspetta. Devo aggiungere delle rotaie.
Potrei mettere in comunicazione questi. Perché no? Visto che non dobbiamo badare a spese, mancano poco meno di 200 metri di ferrovia. Quindi facciamo comunicare. Facciamo un percorso lungo. Curva troppo stretta. Ora sì. Sfida delle stelle completata. Completa la sfida della stella a Valverde. Grande, ce l'abbiamo fatta. Possiamo chiudere anche questo livello. Sfida speciale. C'è anche una sfida speciale. Ah, ok, è quella che abbiamo completato. Veramente carino, ragazzi. Ci giocherò. Ho tempo perso. Ci giocherò finché non avrò finito. Io penso, ragazzi, ci vorrà un'altra settimanella per completare i lavori qui a casa. Stiamo a buon punto, abbiamo già fatto la maggior parte delle cose, stiamo macinando parecchio, ma tornerò a registrare regolarmente, penso, da qui a una settimanella. Nel frattempo, se riesco di tanto in tanto a fare una capatina, vorrei anche leggere i vostri commenti, quindi magari la sera cercherò di fare qualcosa a tempo perso se non sono troppo stanco. Nel frattempo, io questo sono riuscito a registrarlo, spero che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere lasciandomi un like, iscrivendovi al canale e commentando. Noi ci vediamo prossimamente se riesco a registrare qualcosa. Non vi preoccupate se non vi rispondo sul server, se qualcuno mi scrive e non rispondo, perché in questo momento mi manca il tempo materiale. Anzi, è già tanto che sono riuscito a registrare qua. Detto questo, io vi saluto, vi mando un grande abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!